Quale posto più bello per iniziare una nuova rubrica di pallacanestro, una rubrica un po' fuori dal comune, un po' fuori dal perché. Ciao ai nostri amici dello studio da parte di Ciro, cominciamo questa rubrica, come dicevo, con Alex Stevens della Cercom con noi questa mattina, una mattina un po' novembrina, ma per fortuna almeno c'è il sole. Ciao Alex. Ciao, buongiorno. Allora Alex, abbiamo iniziato con un personaggio di nome Nico, sì, che... Adesso è un cane molto famoso, grazie a lei, un buon amico, se Nico, lui è 3 mesi, un husky. Un husky. Sì, sì. Allora Alex, per entrare nel vivo, allora vediamo un po' la tua scheda, dove sei nato, un po'... è l'unico pizzichino che facciamo a livello sportivo per vedere un attimino di saperne di più di te. Dove sei nato innanzitutto? Ah, va bene, io nato a Nebraska, una città centrale in America, nella città Lincoln. E, hai due fratelli, 4 nipoti, così. E, dopo ho studiato a Colorado, in Boulder, e dopo abito adesso a Arizona, di Phoenix. In Arizona? Sì, in Arizona. Ascolta, solitamente... nel calcio molte volte, soprattutto i giocatori brasiliani, hanno tanta nostalgia della loro terra. Tu senti nostalgia degli tuoi Stati Uniti? Sì, qualche volta, no? Quando, perché adesso Arizona è un paese molto caldo, con molto sole, so quando piove sempre qua e io manco un po', e anche per cose tipiche americano, no? Però sì, no, non contrario, io non... non vedi qua, però ma è un'esperienza abbastanza bene. Italia, sei contento insomma, anche va piano o meno, bene sì, o male l'Italia va, sì, molto, perché la gente italiana sono sì, molto simpatica, molto anche molto moderna e sofisticata, così e, ma è un'altra cultura, mi piace. Insomma, ti piace. Bene, direi di fare 2 passi, anche perché noi siamo fermi qui. Il sole non sembra, ma picchia un attimino. Di conoscere Alex Stevens anche così, dagli altri lati, no? Allora, prima parlavamo che ti piace la musica, noi fondamentalmente siamo una televisione, siamo anche collaboriamo anche con 2 radio, vediamo un po' di conoscere musicalmente Alex. Che tipo piace? Che, esatto. Esatto, io piaccio qualche tipo, io piaccio molto musica moderna, no? Americano, soul, un po' di pop, anche qualche classico e un po' di jazz. L'unica really che non piace è heavy metal, così. Cioè heavy metal lo mettiamo proprio da parte, però soul music magari... Anche country non piace molto. Ma neanche il country, strano per uno... Che ho solo tanti bar così con country diretto e sono divertente, per la musica non piace molto. Ecco, allora le nostre discoteche, se ti danno il permesso di ogni tanto di fare un salto in discoteca, le hai viste, ti piacciono, sono diverse da quelle americane o non ti hanno dato, sono cattivi alla cerco, non ti hanno dato il permesso? No, la disco, qualche ogni tanto, no, però non molto. Piace di più, divertente per me, un bar così, un paese con musica diretta, in vivo, no? Ah, ho capito, ti piace molto la musica dal vivo? Sì, in vivo, per questo manca un po' l'America, anche l'anno scorso a Milano, quando ho giocato a Desio, a tanti così bar con jazz, con rock, così, e per me molto divertente. Beh, insomma, ci fa piacere. Io non conosco, no, non si vede. Senti, qui scopriamo un altarino. Mi hanno detto una cosa, è arrivato una persona cattiva e mi ha detto: ad Alex piacciono tanto gli animali, e lo vediamo con Nico che è qui con noi, ma ad Alex piacciono tanto le ragazze. Le ragazze italiane ti piacciono di più di quelle americane? Sì, no, piace. Ma insomma, sono in Italia, tanti bellissimi, no? But, ma sono simpatica anche un altro tipo, ma le ragazze, allora tutte qua in Italia abita sempre con la famiglia, no? Con la mamma, con
La pape, papà. Sì, il papà, il pape. Il pape. Importante il pape, purtroppo. Sì, sì, sì. Più importante in Italia è la mamma, no? Sempre la mamma. È buono. E questa è una cosa in Italia molto, per me, è una cosa diversa qua che in America. La famiglia è molto più importante, più una parte della cultura, no? Più in America quando tu sei, non lo so, 16, 17 anni, tu sei parte della famiglia, più con amici, no? Più con amici, insomma, ti dà l'impressione che le ragazze italiane siano un attimino un po' troppo tenute al guinzaglio, teniamo tipo Nico, cioè non escano, cioè insomma la famiglia è molto importante. Però sai che sulle gradinate del Palasport ci sono molte ragazzine che seguono le tue gesta. Speriamo. Non ti preoccupare, te lo confermiamo noi. Senti Alex, un momento brutto, so che l'hai passato l'anno scorso a causa di un incidente, non è stato un impatto molto bello con l'Italia, lo ricordi? No, il problema è infatti una motociclista, un ragazzo giovane, no? che guida la macchina con troppa velocità, come sempre, no? E, ma è investito, no? Con una botte. So che ti sei fatto male. Una botte con tante velocità e sì, sta male per ma molto tempo. Ricordiamo che giocavi nel Desio, dico bene? Sì, inizialmente sì, dopo l'incidente un'altra società, un'altra, perché tanti problemi, dopo due cambiare di mercato e una squadra con non molto successo e problemi insomma. Senti, la nostra chiacchierata sta piano piano andando al termine, anche perché dallo studio fra poco ci sparano, però vediamo un po' di conoscerti un altro po'. Qualche hobby, anche se magari gli hobby li hai lasciati negli Stati Uniti, oppure ne hai qualcuno che porti avanti anche qua in Italia? No, infatti per quello mi piace Arizona, perché sono hobby, io ho due mi piace molto, uno è golf e l'altro è tennis, e tutti e due si fa molta gente, molto campo in Arizona e piace molto. E qua in Italia riesci a giocare un po' a tennis, riesci a compensare col fatto degli allenamenti durissimi, perché so che fate molti allenamenti? Sì, adesso sì, non ho giocato niente di tennis né golf, però speriamo che dopo qualche mese con il campionato è normale. Insomma, quando potrai riuscire. Senti, parlando di tennis, con l'allenatore così, il basket è il primo importante, è normale. Ascolta, Nico, vieni qui con noi perché ogni tanto cerca di scappare. Lui è bravo, lui segue sempre quando camminare, non bisogna parlare niente. Quando lui ha visto un altro cane, un altro gatto così, e lui è un po' fuori di testa. Fuori di testa? Sì, no, lui se lo possiamo inquadrare un attimo, Nico, guardate, in questo momento è alle prese con un maratoneta, no? Perché lo guardiamo un attimo, lo dobbiamo presentare. È giusto, no? Sì, è suo amante, certo. Non dico proprio che sei amante degli animali, ti piacciono? Il compagno, lui. Compagno, eh? Ascolta, una della tua squadra, il più simpatico, vediamo un po', tanto non ti stanno ascoltando. Più simpatico, sì, sì, non lo so. No, qui abbiamo una persona che ci sta controllando, no, la situazione. Le persone più sane, giusto? Simpatico, no, sane penso che lo siate tutti, simpatico, allegro. Ah, allegro, ma non lo so, per me conosco bene Mikula, il mio Emiliano, ha fatto due giorni a casa lui a Tarvisio, no? Un paese vicino a Austria, sì, sì, bellissimo, sì. Paese. È bello, sì. È bello e sua famiglia è molto simpatico. So. Perfetto, ora
Nicola, poi lo cattureremo, sentiremo cosa dirà Nicola. Senti Alex, tu sei stato anche troppo gentile a stare con noi, a passeggiare in questo bellissimo posto. Tu, ringraziamo tra le altre cose Franchella, che con noi è l'allenatore in seconda, che qui che ci guarda, che ci controlla, che ci, ringraziamo la CERCOM di queste rubriche che potremo portare avanti nel corso dei prossimi mesi. Conosco bene questo paese perché qualche volta primo a lavoro qua, no? con Pasquale, Claudio Pasquale, e non è troppo bello. Oggi è bello, l'altro giorno è un po' brutto questo paese, un po'. Cioè quando c'è la nebbia, quando vabbè, insomma. Quando corre quassù. Aia! Ah, venite qua a fare allenamento. Sì, sì. Beh, come è bellissimo fare allenamento. Questo posto è un tempio della maratona, cioè Ferrara lo sai che è un po' un tempio della maratona. Sì, giusto, una città dove mi impressiona tanti la gente corre, tanti anche dei vecchi. È un po' come in America, perché in America siete un po' partiti in America del jogging, del footing, del sport in generale. Cioè, sì, sì. Se dovessi rinascere ancora pallacanestro, pallavolo, il calcio ti piace? Calcio, sì, mi piace. Io ho interesse del calcio perché ti piace qualche squadra italiana? Per la cultura tu bisogna capisco calcio, no? Sì. Una parte è importante. E il calcio per me, sì, mi piace sempre l'Inter perché ho visto l'anno scorso due partite a San Siro, così, e il giocatore tedesco mi piace molto. Matteus Klinsmann mi piace più velocità, più. Insomma, ti piace proprio l'agonismo, insomma, la potenza. Più che la tecnica, la potenza. Sì, sì, giusto. Per me queste due cose importanti in calcio. Anche la fantasia, no? E per quello, ma io penso che gli italiani sono meglio che i tedeschi con creatività, però. E due tipi. In tutti i casi abbiamo scoperto che hai un po' una fede nerazzurra in corpo. Perfetto, io a questo punto Alex ti ringrazio, ringrazio ancora la CERCOM e direi di lasciare a te il saluto finale. Ci vediamo domenica, ottobre 27, no? Sassari contro Sassari a Palasport, Ferrara, a 17:30. One more heartache and you're gonna break. Too many tears you never cry. Now the snow's white in the street. I'm right here to give you body.